Acqua e Spa. Ogni giorno ci prendiamo cura della tua acqua. Si avvicina a grandi passi l'appuntamento elettorale capannorese e mentre il centrodestra ancora non ufficializza il candidato, prosegue la campagna elettorale della lista civica che presenta Paolo Rontani come candidato a sindaco. Sabato c'è stato il taglio del nastro della sede elettorale in via Pesciatina, l'occasione per presentare i punti fondanti del programma elettorale dell'ex consigliere comunale UDC. Oggi ha inizio un percorso molto significativo perché al di là di tutto, come sapete, noi abbiamo cominciato da luglio 23, a luglio 23 abbiamo scaldato i motori e abbiamo messo a punto tutta la macchina organizzativa. Questa macchina organizzativa oggi si ritrova per un altro tassello, per un'altra messa a punto della macchina, che è l'inaugurazione della sede. È naturalmente un passo importante perché abbiamo una propria sede a disposizione dei cittadini per tutte quelle che possono essere le sollecitazioni e le istanze, così come dal primo momento di campagna elettorale abbiamo fatto, cioè il mantra del nostro concetto è quello dell'ascolto. Noi stiamo girando il territorio, facciamo piazze, mercati e il nostro credo è quello dell'ascolto. Quanto all'apertura arrivata dal candidato in pectore del centrodestra Matteo Petrini, Rontani si è detto possibilista quanto scettico. Nessuna preclusione, ma occorre tenere conto che per qualcuno la campagna elettorale è cominciata da un pezzo. Non promettiamo niente, ma nello stesso tempo abbiamo da subito instaurato un rapporto di empatia, tant'è vero che siamo partiti con un piccolo gruppo e ora veramente io mi sento veramente gratificato perché dietro a noi c'è un mondo di persone che si rifà e che è nato sulla base di una lista civica. Quando prima parlavo di un motore che abbiamo messo in moto a luglio del 2023, dovete capire che rispetto ad altre macchine, ad altri motori anche più strutturati della lista civica, probabilmente queste macchine sono ancora ai box.